Buongiorno ragazzacci miei e bentornati sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Paoletto. Per chi mi conosce, lo sa chi sono. Eccola là, devo fare un po' di pulizia. Comunque, il discorso e il video di oggi sarà sul mio appartamento a Bucarest, Romania, anno 2022, ragazzi. Non c'ho la chiave della cassettina della posta, tipo da quant'è? 3 mesi? 4 mesi? 6 mesi, non lo so, ci avrò il malloppone così pieno là di buste della posta. Per fare ciò devo rompere la cassettina della posta, quindi adesso vado dal vicino, dal poliziotto qua che è Pier Trapano, non lo so, vediamo come si organizzerà. E spacchiamo la cassettina della posta intanto per vedere tutte le buste, così vi faccio vedere le bollette, le spese, tutti i dettagli dell'appartamento in Romania e lo standard in Romania. Ovviamente lo standard rumeno, quindi palazzina vecchia di Ceaușescu, che sono state costruite dal 1977 al 1990, se non sbaglio. Mi sa di no. Questo dovrebbe essere. Infatti, quando andate a cercare gli appartamenti sul sito rumeno OLX.ro, vedrete che potete scegliere anche l'anno di costruzione della cosa. Ecco il vicino, tiè. Ecco il vicino. Tiè qua che mi sente. È arrivato, che l'avevo chiamato prima. Aspettate un attimo, in questo ricordo. Sì. Cazzo E avevo già è? Ce la quello. faccio fossa? Perché Ah, usi oggi me a l'hai scritto? Ah, me l'ha No. smontato lui E avevo adesso. già Che quello. l'hai smontato? Acuma un Però se problema. facciamo un video. Sai che vieni immediato a come Da? Vai, sta che diamo uno pellicola. puzzin de... Vai. Madonna, avete visto la roba, ragazzi? Guardate quanta roba. Cioè, questo viene e mi imbocca così dentro casa. Oh, oh, via qua. Comunque, fatemi vedere un attimo. Yeah, la domenica come si fa qua? Smontiamo tutto. Il poliziotto che spacca le cose. Eh? Cioè, ma si ci fa lì. Vediamo il chilo che poi ci hanno messo. Bravo. Queste sono le persone rumene, guardate, ci abbatti la cagliata, eh? Che gli frega? Un bicchierino di vino, salutaci per primi, Hello! brava, che cazzo vi Beh, già frega? vieni in Italia, eccolo. Vieni in Italia Da cai come? del lucro del suo gravito, Bravo, plecò. bravo, tiè. Ha spaccato, ammazza, che ne avevo molte, eh? Ce l'avevo delle bollette da pagare, eh? Porco Dio. Cioè, come c'è? Adesso cambiamo questo, regà. Io pensavo che lo cambiava col trapano, mo me lo dà. Ok? Me dai asta, no? Bravo, molto messo. Questo qua Dove sta me lo dà, puse regà. quattenzi così ne trebuiasca Attenzione, eh? C'è asta in tedesca. Ma hai porco detto già così? Ma hai Porco due, regà, comunque questo, così almeno vediamo un attimo. Eccoci qua, regà, siamo tornati. Vabbè, mo famo un po' amore, tiè, guarda la roba qua. 6 mesi di cose, quante ce ne abbiamo qui, eh? Dai, che il vicino mi ha riparato. Vicino! Vai, sta zitto. Così la comprato un bunker. Da? Sei slow? Bravo, già. Bravo. Che te Io li seggio lì. Vicino c'è mai Ce să mai zic, mă apuc de băut acum. Da? Bravo. După că te-ai pocăit, uite-te. Tu nu mai Bravo. bei, nu mai ai Nu treabă mai cu beau, mine. ai văzut? Ce băia cu minte, O nu, o nu. Nu mai pălincă. Nu mai palinca, știi? O nu. Pălincă bași tu. Nu? E da. Așa trebuie. O Mai nu. pălinci. Și? Cum e? Ia să mai aduci mie, că eu nu mai am. Ce? Pălincă. Nu, Nu nu mai mai am, e, nu mai am, tot de la tine am avut până în coasă. Da? Bine, hai, aduc și palinca. Mai aduci mie ochii. Quindi, regà, questo me l'ha fatto. Ora vi faccio vedere l'appartamento, tutti i dettagli, come appunto vi volevo far vedere. Quindi, prima cosa, andiamo un attimo fuori, vediamo quanto costa il condominio e tutte le spese e poi vediamo, insomma, la corrente. Intanto abbiamo cambiato, come avete visto, lì il vicino ce l'ha cambiato. Allora, in Romania aprite così e dovete capire, prima cosa, non ci stanno le porte blindate. Cioè sì, ci stanno, ma questa, cioè, è molto plasticosa così, ok?
Quindi tu esci, manco te prendi le chiavi. E un'altra cosa, che puoi entrare, se non chiudi da dentro, tu puoi entrare qui, ok? Qui dentro c'è la vicina, per esempio, vediamo un po', vabbè, lei perché si chiude, però comunque sia, c'è qualcuno che magari non si chiude e tu puoi entrare dentro, ok? Allora, andiamo a vedere un attimo al volo, se c'è la posta. Vediamo un po', 71, 245, qui. 245 lei, fate diviso 5, 50 euro, 2,45, sono 50 euro, sì, 50 euro di spese generali, immondizia, condominio. Mo vediamo se c'è qualcosa nella cassettina della posta. Ok, allora questo lo leviamo, questo che è salata, pizza, è la pizza, magari ce lo teniamo. Questo a posto, questo lo possiamo buttare nel cestino. Bello, quasi vuoto, insomma, e quindi vi faccio vedere pure com'è il tempo stamattina. Bello, bello, com'è il tempo oggi. E andiamo da nell'appartamento, quindi. Quindi, come vi dicevo, si entra, no? Ma è come vedete così, si entra, se non la chiudi da dentro. Entriamo dentro, ok? Ed eccoci qui. Quando entro magari chiudo, perché così almeno non c'è nessuno che ti entra ma ti deve suonare. Dopodiché ci abbiamo quindi, ragazzi, l'ingresso qui, intanto lasciamo la chiavetta. L'ingresso, qui c'è il citofono dove rispondi e apri, insomma, non c'è la cornetta che la prendi in mano. E quindi questo è l'ingresso, no? Qui, vabbè, lasciamo la giacca, insomma, ci abbiamo tutte le scarpe. La cosa che mi piace di questo appartamento, ovviamente, è il prezzo, ok? Perché prima stavamo in un monolocale, ma veramente piccolo, erano tipo 16 metri quadri, infatti all'inizio, vabbè, c'ero perché non conoscevo la lingua e via dicendo. Come mi sono imparato la lingua, dopo 6 mesi ho cercato io l'appartamento e lì pagavamo 700 lei, quindi sono 140 euro, vabbè, quelli che sono. E invece qui il prezzo sono 900 lei al mese, quindi parliamo di 181 euro, ok? Cioè 181 euro per 40 metri quadri, prima erano 16, cioè per farvi capire la differenza, no? E la cosa appunto che mi è piaciuta subito di questo appartamento, a parte vabbè il prezzo e quindi è ovvio, no? E poi che era già immobiliata, quindi era già immobiliato. E poi, anche se comunque sia, è un appartamento vecchio, perché io sta cosa l'ho capita dopo, è di qualità, regà. Mo, lasciate perdere che si sente quello che sta trapanando sopra, perché sta a fare i lavori. Però in generale, come potete sentire, a parte mo se smette, non fiata una mosca qui, ok? Perché comunque gli infissi sono stati cambiati, anche se le porte sono vecchie di Ceaușescu. Cioè, comunque è una cosa che mi piace. Vabbè, io qua con Giorgiana, per chi non l'avesse mai vista, ecco, l'amore mio, che ogni tanto mi chiedete, oh, ma fai vedere la tua ragazza, perché, vabbè, qua eravamo più giovani, 5 anni fa, comunque, e quindi per iniziare ci abbiamo questo ingresso, dopodiché qui c'è una cucina che alla fine è di quelle vecchie, appunto, però, cioè, comunque sia, per noi due va benissimo, ok? Qui c'è questo tavolino che si apre, in poche parole, e si può mangiare, insomma, insieme in due. Questa cucina a gas, insomma, che è vecchia, ma alla fine, cioè, per il prezzo che paghiamo non è che possiamo pretendere troppo. Poi, dopodiché, niente, qua c'è la cucina, tutto quanto, insomma, e così è la situazione. Poi, dopodiché, ci abbiamo, ragazzi, in Romania non si usa tipo il salone, qua direttamente le stanze, però noi diciamo che lo usiamo come mezzo salone dove lavoro io, E la cosa bella è che c'è questo parquet vecchio, regà, che è top. Cioè, sti parquet qua, io non capisco i rumeni che comprano l'appartamento, lo levano e mettono altre cose, ok? Poi, dopodiché, che ci abbiamo, quindi? Questa sala qui. Qui c'è la mia postazione di lavoro, come potete vedere. Qui ci abbiamo la postazione del gatto, Mario, vero? Però il gattino adesso sta qua, perché lui va dove vuole lui. E
E qua, vabbè, ci abbiamo appunto gli infissi che quando apriamo, cioè si sente comunque con le zanzariere, con le inferriate e queste cose qua, ok? Quindi è molto tranquilla, ma qua non ti viene a rompere le palle proprio nessuno, veramente, cioè. I termosifoni, questi vecchi, regà, questi scaldano. Una cosa bella che mi piace appunto della Romania, che qui non c'è l'impianto di riscaldamento autonomo. Qui c'è l'impianto quello statale, cioè nel senso del condominio, dove loro accendono i termosifoni e tipo da novembre fino ad aprile, ok? Marzo-aprile. Quindi staccano loro, fanno tutto loro, tu paghi la bolletta. Però stai a maniche corte, pure se fuori c'è la neve. Cioè che in Italia magari mi morivo dal freddo, oppure magari se stavo a casa. Però col fatto che c'è l'umidità, il clima sì è più caldo, però stavi sempre su quei 17-18 gradi. Qui ne fanno 22-24, ok? E stai a casa. Poi qua, vabbè, abbiamo un divano. Queste tutte cose che abbiamo trovato noi, eh? Quindi non abbiamo investito un Leo, vabbè, qualcosa tipo il mobiletto lì di Giorgiana, la scrivania di Giorgiana, ora ve la faccio vedere. Quindi c'era sto divano letto pure che, diciamo, questo si apre ed è comodissimo pure per dormirci. C'è l'aria condizionata, l'avrò usata da quando abito qui due volte, perché col fatto che a piano terra e qua ci stanno gli alberi fuori, quando sti alberi si fanno tutti verdi d'estate e ti fanno ombra, e qui c'è la cosa bella, guardate, questo appartamento, perché io magari ogni volta dicevo Paolo, ma tu ogni volta che parli di questo appartamento come se fosse l'unico appartamento del mondo, ma non è il discorso l'unico appartamento del mondo, e per la qualità e il prezzo che pago, c'ho veramente top, cioè mi piace troppo, perché comunque d'estate fa fresco in casa. E fuori fa caldissimo, 40 gradi, magari non devo appicciare l'aria condizionata proprio nei casi estremi, ma ve l'ho detto, l'avrò accesa due volte. E d'inverno che fa un caldo allucinante, che sta a maniche corte, fuori invece c'è la neve, ok? Quindi questa è una cosa che mi piace troppo degli appartamenti rumeni. Invece il consiglio che vi posso dare, non lo prendete al decimo piano, intanto perché appunto con l'ascensore poi d'estate va arriva tutto il sole, d'inverno va arriva tutto il freddo, non penso, ma comunque sia, il sole d'estate sì. Vabbè, poi vi dirò altre chicche, insomma. Poi, dopodiché, quindi dopo questa sala qui dove sto io e lavoro e tutto quanto, ci abbiamo la stanza dove dormiamo con Giorgiana, ecco, della scrivania che vi dicevo che si era comprata lei e quindi lavora lei, comunque sia, online come faccio io. E poi vabbè, qua il nostro letto dove appunto anche qua, quando ci siamo trasferiti, il proprietario ci ha comprato il materasso nuovo, quindi comunque sia il materasso è nuovo, vabbè, mo senza che sto a smontare, è nuovo, quindi la cosa è, magari la struttura è vecchia, però comunque è accogliente, cioè nel senso è avvolgente, ti avvolge comunque quando fa freddo fuori qui, il calduccio, tutto quanto e queste cose qua, ok? Quindi è un po', diciamo, la cosa comunista, sempre anche qui il parquet con appunto le porte rumene, quelle vecchie cose, ma guardate, sono una bomba, cioè certe volte le cose vecchie sono meglio di quelle nuove, perché prima c'era la qualità, regà, prima c'era la qualità. Poi qua abbiamo tutte le cose, insomma, la lavatrice, perché comunque lo spazio è quello che è. Non abbiamo il balcone e vabbè, qua tutti i detersivi, insomma, ferro da stiro e tutte queste cose qua. Poi abbiamo qui il bagno, ragazzi, piccolino anche questo. Non c'è la doccia qui, ma ci sta la vasca da bagno. Bagno pure, insomma, vecchio, però vi posso dire una cosa, raga, sta cuffia qui, cioè che comunque sì, è vecchia. Porco due, è meglio di tante cuffie nuove che non valgono un cazzo e si rompono, mai riparata, mai fatto niente. Qui, vabbè, la tazza, il bidet e Romania, negli appartamenti nuovi ci sta, in quelli vecchi purtroppo no, però se uno dovesse comprare, rinnovare, farebbe magari una doccia con il bidet qui e la tazza qui. Parliamone un po' di questo appartamento. Io qua, regà, sto pagando 900 lei, cioè 181 euro, ok? 181 euro, non ve ci affittate, manco la stanza a Scampia, ok? Quello che vi voglio dire, a Napoli, manco la stanza a San Basilio, cioè manco un posto letto ve affittate, regà, cioè vi rendete conto? Qua siamo a 6 km dal centro, quindi comunque sia, per me vabbè, per
Per quanto riguarda le zone, siamo nel settore 5, ma comunque Bucarest, a parte Ferentari, che sarebbe tipo la San Basilio di Roma o il Serpento, cioè mentre a Roma ce ne stanno tante di zone così malfamate, qua ci sta solo Ferentari, ma sono 10 palazzi che stanno lì in mezzo con gente appunto purtroppo drogata, malavitosa e via dicendo, ok? Ma al di là che io ce l'ho Ferentari magari qui a 3 km, nessuno ti rompe le scatole, nessuno viene, nessuno ruba. E quindi il discorso è: sono contento e soddisfatto per quello che pago. È ovvio, mi chiedi 400-500 euro, ti dico: senti, lascia perdere, ti mette l'appartamento e stai a posto così, ok? Quindi dipende anche dagli standard. Allora, le cose belle che mi piacciono di questo appartamento, vabbè, la maggior parte mi sa che ve l'ho detto. Pago poco, si sta bene d'estate perché fa fresco. E d'inverno fa caldissimo. Il parquet che mi piace tanto, c'è silenzio, ma a parte questo che oggi, proprio oggi, cioè non trapana quasi mai, proprio oggi si è messa a trapanare. Invece i problemi che ci possono essere negli appartamenti rumeni a Bucarest sono i gandacci, si chiamano, dei scarafaggi piccolini marroni, che all'inizio l'avevo trovati, ma perché non era abitato tipo per un mese, se n'era andato, la signora, e quindi comunque sia da qualche parte possono entrare, poi a maggior ragione se sta al piano terra. Adesso non ce ne sono, qualcuno, una tantum, ma proprio rarissimo d'estate, quindi comunque sia è una cosa che prima era molto più accentuata, invece adesso si vede col tempo, magari col fatto che fanno le disinfestazioni. Ogni tanto pure io quando andiamo in vacanza spruzzo, magari perché così di modo che non entri nulla e via dicendo, non ci sta, ok? Un'altra cosa brutta che mi hanno detto al piano terra, pa, se te sei puta caso attappa la fognatura che la gente da sopra butta magari la roba da magna, che ne so, i capelli, se si attappa la fognatura, non sia mai che te esce fuori tutta la merda dal cesso, perché comunque sia. E potrebbe succedere, quindi ti allagherebbe tutta la casa di merda. Tu immaginate tutta la casa sta in mezzo alla merda, io scappo subito da una cosa del genere. Però, regà, oh, sono 2 anni, 2 anni e mezzo che stiamo qua, non è mai successo nulla. Ah, un'altra cosa brutta che però a noi non succede, sarà capitato 3 volte in un anno, che non c'è l'acqua calda, cioè tipo mezza giornata non c'è l'acqua calda, e invece un amico mio che sta a 2 km da qua si lamenta sempre perché lui pensa, pensate, sta pure più vicino al centro e dice che cazzo, dice pa, io 3 giorni su 4 non c'ho l'acqua, nel senso a settimana, così non va bene, sì, cioè cazzo non c'è l'acqua, è una cosa seria, no? Magari perché staranno a fare i lavori dalle parti sue, ho capito, però qui per esempio non capita, quindi dipende da dove stai. Nella casa, nell'appartamento prima, per esempio, vi posso dire, cioè nel monolocale, è là, stavo al terzo piano e ce n'avevo di più di questi scarafaggi, gandacci. Infatti è una cosa che non mi piaceva, ho detto no, io, cioè se rivedo che qua succede la stessa cosa, cambio l'appartamento. Per fortuna, se vede che ci stanno, non lo so, gli infissi, forse buoni o comunque non ci stanno proprio per questo motivo. Poi la cosa bella, un'altra cosa bella, che noi siamo dentro la scala e qui fuori comunque sia abbiamo gli alberi e tutto quanto, magari c'è la vicina, la vecchietta che ogni tanto ve l'ho fatta vedere, la signora, che lei invece sta nel porticato lì dove si butta l'immondizia all'interno del palazzo, c'è un porticato, no? Rotondo, però è esposto al freddo, quindi lei ha le mura al freddo sia a sinistra, le mura del freddo sia a destra, noi invece le mura dell'interno ce le abbiamo dentro la scala dove fa caldo, quindi questo è un altro vantaggio che vi dico, ma poi cioè, le capisci queste cose abitandoci qui, vivendoci qui, ok? Quindi per un appartamento del genere oggi ci vogliono per comprarlo 50.000 euro, per esempio, ok? 40 metri quadri, 45-50.000 euro, penso in queste condizioni sui 50.000 euro, va bene? Quindi ragazzacci miei, passiamo alle bollette, vediamo un po', eccole qua, che l'altra volta Enel cose, 32 lei il kilowatt costa, mi sa, 32 lei il kilowatt, quindi 32 fate diviso 5, 35, 3,50 euro per kilowatt, 93 lei, meno 93 lei, mo non lo so perché meno, forse è stato già pagato prima, quindi questa è la corrente.
E questo che roba è? Enel. Qua abbiamo 65 kW, valore 39 lei, sempre 35 kW. Qua 39 lei, non lo so se lo vedete, comunque 39 lei, e total de plata 6 uguale 4 più C, no, non ho capito, vabbè, 93 lei. Quindi siamo sui 20 euro, 19 euro, 19 euro. Mo non vi so dire la differenza, i calcoli fateli voi, 181 euro più 19 euro più 50 euro lì. Quello è il condominio. Mo vediamo qua, per esempio, l'ultima che è 2309, qui che roba è? 2601-2022. Ecco qua, vediamo un po' questa di gennaio. Abbiamo speso, quindi fa più freddo comunque d'inverno, no? Ok? Abbiamo speso 47 lei, 10 euro, 9 euro, 9 euro e 30, una cosa del genere. 67 kW. Alla fine, quindi, su tutto quanto, il discorso delle spese è calcolato 250 euro al mese. Tutto incluso, condominio, acqua, corrente, gas, queste cose qua, ok? Questo ve l'ho detto, è il frigo sempre pieno dalla madre per quanto riguarda, insomma, il cibo, appunto non è che cuciniamo troppo neanche, quindi questo è il motivo anche per cui paghiamo forse meno, perché comunque ci prendiamo sempre la roba da mangiare dal paese che ci fa la madre. E questo è un vantaggio, regà, che io ve lo devo riconoscere. Cioè, io quando dico che sto bene in Romania, ma proprio perché ho trovato anche questa fortuna qua che cucina la madre, cioè gli do i ticket ogni mese di 80 euro, quanto è? Cioè, io non spendo niente, spenderò un altri 80 euro per le cose mie, sfizi, magari ogni tanto, che ne so, l'insalata, queste cose qua, cose che magari non ci abbiamo, ketchup, tutte queste cazzate, insomma, così, ok? Se vuoi uno standard migliore, ovvio che puoi trovare, però già vai sui 300-350 euro. 300-350 euro, se ne guadagni 650 al call center, oddio. Poi se ne guadagni già 800, già diverso. Cioè qua, questo appartamento qua, lo potrete trovare anche voi dai, appunto, 180, ma difficile perché l'ho trovato io. E c'è un prezzo di 2 anni e mezzo fa, facciamo 200 euro, però vagliano dai 200 ai 250 euro questi appartamenti qui, così, ok? Quindi comunque sia qua i 20 euro fanno la differenza, è come in Italia mi dici, che ne so, 600 euro e 800 euro, qua invece sono 200-250 euro, non so se... Anzi, 200-230 euro. Se vuoi un appartamento con 350 euro qui, già c'hai un appartamento di lusso. Però vi posso dire che gli appartamenti nuovi sono fatti di cartongesso, raga, io non ve li consiglio. Cioè, io sono del giudizio che gli appartamenti nuovi o li paghi tanto ma costano, o se no la qualità è scarsa. Quindi meglio prendersi questi vecchi di Ceausescu. Per l'assicurazione sono dai 50 ai 100 euro mensili per la salute. Quindi comunque sia, in Romania all'anno vivete in Romania con 260 euro di affitto, più le spese per mangiare e tutto quanto, calcolate in altri 1000 lei, che sono 200 euro, perché così mi ha detto l'amico mio che lui spende, ma ti compri tutto, non stai a badà all'andrà al discount, cioè compri tutto all'Auchan, compri tutto al Cora, ok? In Romania per un appartamento così, due stanze, 40 metri quadri e la vita a Bucarest, vai a spendere tra cibo e assicurazione personale, della salute e spese, corrente, acqua, gas, tutto quanto, in totale 460 euro al mese, ok? Quindi se devi guadagnare 650 euro al mese, fate due calcoli, ti rimangono 200 euro. Ti conviene venire in Romania? Sì? No? Non lo so. Io ho la fortuna che guadagno di più, la ragazza mia lavora e ci fa da mangiare mia suocera, cioè, quindi levate tutto quello che magari io vi dico e tutte queste cose qua.
perché finora non ve l'ho detto. Per quanto riguarda il monolocale, invece, perché qualcuno mi potrà chiedere, ma il monolocale, pa, non può costare di meno? No, perché il monolocale sì, quelli con 16 metri sì, magari lo trovi a 140 euro e ok, 150 euro. Il problema è che questi qua invece ci stanno monolocali con la stessa metratura, magari 35 metri quadri, vi chiedono sempre sui 200 euro perché vai a metri quadri, ok? Un'altra cosa importante, perché qualcuno me l'aveva chiesto, come fai a fare la carta d'identità in Romania? Perché l'altro giorno, siccome me la so persa io, il certificato di inregistrare si chiama, sarebbe una carta d'identità provvisoria che ti danno senza foto, ma che c'è il tuo codice personale, tipo il codice fiscale, CNP si chiama. Vai all'ufficio di immigrazione e lì serve solo il conto bancario, quindi col passaporto tuo fai il conto in banca, ti danno la residenza e quindi comunque sia ti puoi prendere un appartamento, ti chiederanno solo la polizia che sei venuto a fare, perché stai in Romania, queste cose qua. Magari uno può dire, c'ho il mondo cripto, lavoro qui, sto da su, sono venuto per la ragazza, sono venuto mille cose, non vi dicono niente, non è come in Italia, cosa qua, quanto c'hai, che non c'hai e tutte queste cose qua, ok? Quindi venite, vi fate il conto bancario, vi aprite un conto e vi affittate un appartamento e vi danno sto foglio valido 5 anni, il certificato di registrare, cioè la carta provvisoria. Mi sono allungato un po' troppo, però bene o male vi ho spiegato un po' come funziona dal punto di vista generale dell'appartamento e della cosa. L'appartamento dove lo prendete è meglio. Poi un altro consiglio che vi posso dare sulla Romania, vabbè, io ho vissuto sempre a Bucarest, ma per sentito dire, alla fine la qualità di vita come prezzi, costi e guadagni è più bilanciata a Bucarest, cioè nel senso che comunque sia già a Cluj un monolocale a meno di 300 euro non lo trovi, quindi i prezzi vanno da 300 sui 400 euro, quindi comunque sia la vita è già più cara anche a Timișoara. Voi dite, ma com'è possibile? È perché così, perché è una città più grande, Bucarest, ci stanno più multinazionali, nello stesso tempo ci stanno più appartamenti e quindi questo, ok? Adesso che siamo in periodo appunto di lockdown, covid e cose, posso dire che pure più facile trovare un appartamento in affitto chi si volesse trasferire, però niente, sta inizia la guerra, quindi non si sa qua che succede e i prezzi sono più bassi. Va bene raga, poi un'altra cosa, se vi posso dire, se vi interessa, se qualcuno fa il casino dopo le 10 chiamate la polizia, vengono subito, vi fanno silenzio o cacciano, quindi non ci avete problemi di questo genere, ok? Ma comunque sia nessuno fa casino, che dici, ci ho avuto mai problemi di qualcuno che prende, ti ruba, fa, devi chiamare la polizia e queste cose qua, va bene? Ah, ecco, la zona, vi volevo dire dove prendete. Prendete a Bucarest, va bene tutto, non vi fate problemi, come vi dicevo, solo Ferentari, lasciate perdere, ma sono 10 palazzi che stanno tutti lì, già se lo prendete a 2 km da lì, tranquilli che non succede niente, ci hanno abitato amici miei e queste cose qua. Quindi ragazzi, penso di essere stato sufficientemente esaustivo, ragazzacci miei, per oggi. Appunto, se ci avete qualche domanda fatemi sapere nei commenti. Da Bucarest è tutto, oggi c'è una splendida giornata, come vi dicevo, guardate che sole. Maglietto pure se la gode qui, magliettuccio, oh no, bellissimo nostro. Io vi auguro una giornata stupenda come qua, ragazzacci miei, vi voglio bene, ci vediamo al prossimo video, ciao!